Li chiamo costruttori di Babele, questi misconosciuti eroi della pietra e del mattone. Perché sfidano le convenzioni, alimentando per decenni la loro utopia. Ispirati al bordo della strada che danno vita ad architetture microcosmi dell'immaginario, fatti di ciottoli, legni, tondine di ferro, materiali di recupero. E a me piace raccontarli, un attimo prima del crollo. Siamo sulle tracce di un sogno di pietra. Le tracce ci portano sull'Appennino Umbro, a Pievelunga di Parrano, terra di Mezzadri. Ed è proprio un contadino che andiamo a incontrare. Il suo nome è Girolamo Ricci, nato nel 1931. E alle soglie dei 60 anni Girolamo fa un sogno. Nel sogno sente una voce e la voce gli dice: Girolamo, devi costruire qualcosa. Cose mi sono capitate e io secondo me qualcosa c'è al mondo, perché io mi sono accorto che la Madonna e Dio mi sono stati vicino. Era il venerdì santo, dopo dove andava la processione al Pornello, c'era la messa del Cristo morto la sera, no? Perché io quel viaggio non volevo fare. Io ho detto al babbo, dico: mamma, babbo, mi fate fare quest'altro viaggio, non ho tempo andare alla messa al Pornello. Le bestie mi sono paurate, le vedevo che vedevano qualcosa, a lingua di fuori. Sono andato giù, 20 metri d'altezza. Mentre ho volato, con le bestie, ho detto, dico, sono troppo giovane per morire. Mentre ho pensato così, ho fatto questa parola, le bestie calavano come fiocco di neve. E io con loro. Uno che stava lontano, si è girato, ha visto queste bestie volare. Io ho sognato, dovevo contraccambiare per dire alla Madonna, qualcosa dovevo fare. E allora ho fatto da me la mattina, ma io dico, desastre e roba ce n'ho tanta, no? Piano piano mi sono messo giù. Delle volte c'ho la notte, vedevo le immagini, proprio, vi dico la verità. Allora io che ho fatto? La mattina mi alzavo invece di andare al lavoro, mi veniva bene, come ti appoggiassi, andavo a posto. Fantasia, io le fo le cose, ma manco so dare il nome. Quello, per esempio, questo è un coso di legno, non ne so dal nome che può essere, canino, cosa. Dopo le finisco da lavorare, però già si trova il legno avversato per farci qualcosa. La pietra invece, no, trova il sasso adatto, dopo la fo io la faccia. Prima la facevo con lo scalpello, ogni cosa. Col martelletto, adesso non ho più la pazienza. La buona parte le fa cemento e ferro, vedete, quelle statue. Poi capita sempre lì a Bonna per farle. Allora un giorno ho pranzato, che era viva la mia moglie ancora. Io quando mangiavo ho veduto le facce, proprio le facce come dovevo fare. Io vedevo come un pantoccio per aria. Mettevo un po' di cemento sotto e poi facevo col fil di ferro
gli facevo un giro tondo, poi venivo giù, poi rinforzavo il ferro per il collo e la testa e poi arrivavo giù, scendevo giù. Per tutta la vita Girolamo Ricci ha ragionato con il lessico e la misura della mezzadria, ettari di terreno, quantità di olio o di grano da dividere a metà con il padrone. Oggi che non ha più padroni, lavora il suo campo in maniera differente. Coltiva fantasie, alleva pietre e le divide gratuitamente con noi. Le affida a noi, al nostro sguardo. Tocca anche a noi ora saperle tutelare, raccontando il suo sogno di pietra. Ci ha messo i suoi attrezzi, le pietre, gli oggetti che gli hanno portato. Sì, sì. Tutta la sua vita qua. Eh. Ma lei si sente più contadino o più artista ora? Io mi sento niente, ora sono pensionato. Ora non posso. Però quando passa la gente le fai complimenti? No, sono contento. Sei contento. Io delle volte mi trovo solo, io. E invece vengo giù, vedo i miei lavori, dopo mi capita qualcheduno e sono orgoglioso. Ma da che ha preso tutte queste capacità? Perché lei è un falegname, scultore, pittore. Secondo me per fare tutti questi lavori dico che uno deve essere mezzo matto. Perché uno savio non gliela fa fare, quello no? Se deve avere il cervello come quello che fa la guerra. I santuari di pietra di Girolamo Ricci hanno forma di spirale, pietre e volti che muovono intorno a delle cappelle, dedicate alla presenza femminile, la Madonna e la moglie Liliana. Proprio a Parrano, nel Paleolitico, esisteva un altro luogo di culto, le Tane del Diavolo, un canyon profondo fino a 60 metri con sorgenti minerali, fumo e grotte. Il più bel reperto trovato in questo luogo è la Venere Verde, una delicata figura femminile scolpita in un blocco di steatite. Mi piace pensare che l'autore della Venere sia stato un lontanissimo antenato del nostro babelico Girolamo.